È iniziata la prima fase della preparazione del Matese nel ritiro di San Potito Sannitico sotto l'attenta guida di Mister Urbano. Si suda e parecchio con due sedute di allenamento la mattina in palestra e il pomeriggio sul campo. Sabato si rivede finalmente il pallone con la prima uscita stagionale in amichevole a Capriati al Volturno con il Sesto Campano che milita in eccellenza per provare i primi schemi di gioco in vista del campionato. Il nostro Emidio Bianchi ha incontrato per la prima volta il nuovo direttore sportivo Giorgio Palermo e sentiamolo. A questo punto prego la regia di mandare in onda l'intervista. Allora, Giorgio Marinucci Palermo, qua a Piedimonte per la ripresa di questo campionato per una squadra che praticamente riparte da zero. Sì, siamo in fase embrionale in questo momento. E siamo ripartiti soprattutto dalle riconferme dei giocatori che vestono la maglia da diversi anni, che sono Napoletano, Lancellotta e Riccio, poi anche Palombo fa parte della rosa, e più qualche ragazzo, e stiamo valutando diversi profili. Poi si è aggregata la squadra Gagliardini e nell'arco di queste giornate comunque verranno annunciati altri giocatori che comunque abbiamo formalmente tesserato, però ancora per problemi tecnici dovuti dai ritardi burocratici che provengono dalla federazione non ancora possiamo ratificare i tesseramenti. Comunque il Matese sarà pronto all'inizio del campionato, sicuramente. Ma noi lavoriamo per farci trovare pronti per l'inizio del campionato. Come si sta prospettando, si sta leggendo, probabilmente potrebbe esserci uno slittamento perché ci sono ancora dei ricorsi in atto. Quindi si prevede che il campionato slitti almeno di una settimana. E conti alla mano, praticamente mancano 40 giorni. Da San Potito Sannitico è tutto. Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.